È un allenatore che ha idee, è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, che fa dell'agonismo, della corsa, le sue caratteristiche principali, sfruttando una certa compattezza di squadra, ama attaccare con tanti uomini, penso che nessuno si sarebbe aspettato il Crotone primo in classifica dopo 9 giornate. Però tanti sarebbero aspettati qualche sorpresa. Non mi faccio condizionare dalle diffide o dalle convocazioni nazionali. Io valuto partita dopo partita e valuto il fatto che quel tipo di giocatore possa essere non forte, perché forte lo sono tutti, funzionale a quel tipo di partita. Le caratteristiche del Crotone sono quelle. Non credo che sia una squadra che si faccia intimorire da nessuna squadra. Prova ad andare a fare la partita e ha i suoi concetti indipendentemente dalla squadra che affronta. È una squadra aggressiva, è una squadra che corre tanto, è una squadra che attacca con tanti giocatori e difende con tanti giocatori, che fa dell'agonismo la sua caratteristica principale. Volano sulle ali dell'entusiasmo, che sono primi ovviamente, e l'entusiasmo sappiamo che fa tantissimo. E di fronte ci deve essere una squadra che sarà più o meno simile. Noi ci piace fare quello, ci piace cercare di andare a prendere in avanti l'avversario in 3 passaggi, andare al tiro, ed è quello che proviamo sempre a fare. Il Crotone più o meno è simile a noi, magari ha delle caratteristiche un po' più, ma soprattutto nel modulo da ripartenza. Il rapporto che c'è tra me e la società è un rapporto che c'è soprattutto a inizio anno, quando c'è il mercato, poi continuo perché ovviamente si parla, si discute e quant'altro, però noi siamo concentrati sul terreno verde, sugli allenamenti, sulle partite, quindi quello che succede fuori non ci interessa, o meglio, non è che non ci interessa, non ci tocca più di tanto, noi siamo concentrati ad andare sul campo, allenarci bene e fare bene la domenica.